cosa importantissima prima di andare in volo, sempre perché è quello che dicevo prima. Purtroppo è un po' chiara. Da quel punto allora, andrebbe un po' scurito magari per la prossima volta. Allora, noi cosa facciamo? Come dicevo prima, quando uno vuole andare in volo, il volo comincia ben prima di salire sull'aeroplano e partire. Questa è un'altra delle cose fondamentali che vanno fatte prima di andare in volo. Si tratta di verificare per l'aeroplano che stiamo andando ad utilizzare, in questo caso è un Cessna 172 Mike Long Range, correttamente, India Uniform Delta Delta Yankee. Allora, che cosa andiamo a verificare? Andiamo a verificare che nel momento del decollo e nel momento dell'atterraggio il peso e il bilanciamento, quindi i momenti che agiscono sull'aeroplano, adesso magari ne vediamo un po' meglio, rientrino all'interno di un determinato confine, che è l'inviluppo di manovra dell'aeroplano. Ma vi ricordate il video della del 747, del 747 sì. Da trasporto che si è schiantato, no? Lì cos'è successo? Lì che cos'è successo? È successo che si è spostato il carico, no? Quindi il baricentro, e di conseguenza si è usciti al di fuori di questo famoso inviluppo. Quindi allora, quello che facciamo noi, anche nel nostro piccolo, anche su Cessna, perché magari vado in volo con tre amici grandi, grossi e pesanti, è verificare di potermi alzare, di avere abbastanza di rimanere nell'inviluppo, eccetera, eccetera. Quindi mi faccio il calcolo dei pesi dei bilanciamenti. Ma imparare sul proprio peso. Allora, ad esempio, come funziona questo grafico? Lo vediamo subito. Allora, partiamo dalle cose più semplici. L'aeroplano, cioè la Charlie 172, ha un peso massimo al decollo di 1043 kg, ok? Quindi, noi sappiamo, da manuale dell'aeroplano, che l'India Uniform Delta Delta Yankee pesa, con carburante inutilizzabile, 682,25 kg. Questo lo leggiamo sul manuale dell'aeroplano. Ogni aeroplano ha un peso diverso. Non varia molto se sono tutti Cessna, però varia. Poi ci mettiamo il peso di pilota e copilota. Io sono 75, 80 era l'istruttore di quel volo. Poi passeggeri, non avendo passeggeri non ho messo nulla. Carburante, non è che mi ricordo a memoria il carburante dell'aeroplano, c'è scritto sotto. Quindi si va a vedere, carburante utilizzabile, 48 galloni, 181 litri, chili 129, siccome qui stiamo facendo un peso in chili, ho scritto 129. Bagaglio, non avevo bagaglio. Per la prima colonna che cosa si fa? Si somma, si sommano tutti questi valori e si trovano 969,25 kg. Dentro ovviamente è un valore non precisissimo, però diciamo che è una buona indicazione di quello che pesa l'aeroplano. Allora si dice, il nostro peso è 969, il peso massimo è 1043, ci siamo dentro? Sì, e quindi siamo a posto. Quindi si entra sul grafico, si va a vedere peso massimo al decollo, non so se lo vedete, un po' chiaro. Comunque, su 1043 kg c'è una riga di sbarramento orizzontale, quindi oltre questo peso andremo fuori scala, non sarebbe possibile volare, saremo fuori dal grafico, fuori dall'inviluppo di volo. Tutto quello che c'è sotto a noi va bene, per cui andiamo a cercare dov'è il nostro 969 kg, 969 kg è circa qua. Ok, ci manca ancora un dato però, che adesso andiamo a vedere. Quindi, come peso siamo dentro, quindi siamo su questa riga, quindi ci va bene. Andiamo a vedere il resto. Abbiamo questi altri due parametri, il braccio e il momento. Allora, per introdurre il concetto del braccio mi serviva il modello dell'altra volta. Vabbè, facciamolo con la bottiglia. Allora, immaginate che questo è il nostro cestino. Il braccio non è nient'altro che la distanza di dove si trova il peso che stiamo considerando rispetto a una superficie di riferimento. Mi spiego meglio. Nel Cessna in particolare c'è datum line, una linea di riferimento che è posizionata sulla paratia parafiamma. Quindi immaginate, c'è il motore del Cessnino, c'è questa paratia, e da questa paratia si vanno a misurare le distanze da questa paratia alla componente che stiamo considerando. Esempio pratico. Pilota e copilota, il braccio è 0,94 metri. Cosa vuol dire? Che rispetto alla paratia parafiamma
che è la nostra linea di riferimento, il peso di pilota e copilota è a 0,94 metri di distanza. Ok? Posizione media dei sedili rispetto alla fianco. Poi, altro dato, il carburante è più distante perché l'ala è più indietro rispetto ai piloti, i serbatoi sono più indietro, leggermente, per cui invece che 0,94 1,22 m, non siamo su un 737, non sono tanti metri, qualche decina di centimetri, ok? Ad esempio, se guardate, esempio sempre pratico, l'area del bagagliaio è a 2,41 m rispetto alla paratia parafiamma. Questo cosa indicherà? Che se io metto anche un peso piccolo nel bagagliaio, se il braccio è molto lungo, avrò un effetto molto deleterio sul momento, perché il braccio sarà molto più lungo. Se io invece ho un pilota e copilota un po' più corpulenti, ma siccome sono vicini alla datum, alla linea su cui noi basiamo tutti i nostri calcoli, può non essere così deleterio sul volo. Basti pensare cosa era successo al famoso 747 quando il carico si è spostato indietro, magari era un carico non troppo pesante, l'aereo non era più in grado di volare, magari il carico non era pesantissimo in termini assoluti, ma a un braccio lungo quanto un 747 è bastato quel tot per mandarlo in stallo, che cambia la ricerca. Sposta tutto. Per cui, come si calcola il momento? Il momento si calcola moltiplicando il valore che abbiamo del peso per il braccio. Quindi ricordate, il momento non è nient'altro che il peso per il braccio. Quindi vi risparmio i calcoli. Facciamo il calcolo del momento e troviamo il valore di 1006,43 kg per metro. Ok? Si entra sul grafico che abbiamo visto prima. 969 kg qua sulla verticale e 1006,43 come momento. Ci andiamo a posizionare dove c'è la macchia più scura, non so se la vedete. Sì. Ok, quindi questo ci indica che siamo all'interno dell'inviluppo di volo dell'aeroplano, quindi per il decollo non abbiamo problemi. Ok, altra cosa che ci fanno verificare ogni volta quando prepariamo un volo è il peso e centraggio alla destinazione, perché come sapete benissimo, quando l'aeroplano vola consuma il carburante, quindi il baricentro si sposta, quindi c'è il rischio in determinate condizioni che il baricentro esca dall'inviluppo di volo. Io per questo volo non ho fatto una tratta lunghissima, avevo 129 kg in partenza e alla fine ne avevo 117, quindi non ho fatto un viaggio lunghissimo. Infatti si può vedere, se lo vedete, il pallino successivo si sposta leggermente in avanti. Perché? Perché diminuendo il peso dei serbatoi leggermente dietro di me, aumenta la componente del pilota e copilota, che magari nel frattempo hanno anche mangiato un pochino di volo. I zoccheri magari. Oppure magari hanno sudato per effetto del cattivo tempo. No, per effetto della guida del pilota. Il peso rimane sempre lì, perché là... Sì, quello che perdi da una parte per cui lo vedete diminuisce il peso del carburante e aumenta la parte del peso, la componente del peso del pilota e copilota, il baricentro si sposta in avanti. Ok? Quindi questi dati non sono anche in funzione della pressione e della densità dell'aria. No, sono calcoli. Questo è esclusivamente legato al posizionamento dei pesi all'interno dell'aereo. Infatti, anche sugli aerei grandi è un problema. Sarà magari capitato di volare su aerei mezzi vuoti, spesso e volentieri, a un certo punto le hostess chiedono ai passeggeri di spostarsi. Perché? Perché ovviamente, a seconda di dove i passeggeri si siedono, se sono pochi, tendono a spostare il baricentro. Il baricentro su un aereo grande significa eventualmente consumi superiori. Esatto. Questo per la compagnia ovviamente è un problema, quindi ti fa spostare, riallineano il baricentro, consumi di meno. Esatto. Quindi in sostanza, diciamo, sembra una cosa banale, perché uno dice, beh, salgo sul Cessna, dov'è il problema, no? È un Cessnino, al limite siamo su un 4. È vero, però diciamo 4 piccoli e magri o 4 giocatori di basket
fanno una differenza sostanziale. Perché quelle varie portano anche a variare le velocità di atterraggio? Portano a variare tutti i parametri. Man mano che consumo il carburante, il decollo alla partenza ho un certo tipo di velocità in atterraggio, certo. In arrivo, avendo consumato troppo, tutto, ma, devo modificare. Si può fare anche loro, che è abbastanza banale, no? Che è quello della posizione del copilota, diciamo. Se due persone sono posizionate davanti, oppure il copilota si sedesse dietro al pilota, oppure addirittura andasse a cacciarsi nel vano bagagli, evidentemente è lo stesso peso, però mi sta spostando all'indietro al baricentro. Allora, questo che cosa significa? Non è stato un suicidio. Sì, esatto. Beh, il pilota è andato in mare. Assolutamente. Che cosa succede? Pensiamo proprio al caso pratico. Quando l'aereo si trova durante la corsa di decollo, quanto più il peso è all'indietro e quanto più l'aereo tenderà a staccare prima. Di conseguenza, se l'aereo è molto carico dietro, tende a staccare prima della velocità giusta, evidentemente il pilota farà fatica a tenerlo a terra, quindi dovrà esercitare una pressione maggiore sul volantino aspettando il momento giusto per staccare. Viceversa, quando si è in atterraggio, tanto peso dietro significa che evidentemente l'aereo ha la tendenza ad alzare il muso, ha la tendenza in qualche modo ad avvicinarsi di più allo stallo, per cui è un rischio caricare l'aereo in maniera non conforme rispetto a quello che è lo standard dell'aereo. Poi è chiaro, un 747, se mi siedo una fila avanti, una fila indietro, non se ne accorge nessuno, ma già sul Cessnino, se invece di tenermi una valigia grande di fianco la metto nel vano portabagagli, me ne accorgo, e come, perché ovviamente è un aereo che pesa molto meno, che ha una performance molto più limitata, per cui soprattutto in determinate condizioni atmosferiche, per esempio, posso accorgermene in maniera estremamente significativa. Credo che ne parleremo quando facciamo un discorso sulla performance dell'aereo. Ogni aereo ha un suo manuale all'interno del quale sono riportati tutti i grafici relativi alle performance di quell'aereo lì. E ovviamente le performance dipendono anche dal peso, dipendono anche dal baricentro, quindi è un dato molto importante. Come allievo non puoi andare in volo se non hai compilato pesi e centraggi. Quando fai l'esame per il brevetto è una delle cose che viene controllata di più. È essenziale, perché poi se impari a farlo col Cessna, imparerai a farlo anche quando volerai sull'aereo grande. E il centro di pressione non c'entra niente? Come? Il centro di pressione non viene preso in considerazione. No, il centro di pressione riguarda l'ala. È il punto in cui agisce la portanza. Per cui interessa nel senso che, diciamo, non riguarda tanto questo, ma se vi ricordate l'abbiamo visto, perché evidentemente il baricentro e il centro di pressione sono i due punti che regolano l'assetto dell'aereo. Se fossero ipoteticamente nello stesso punto, chiaramente basterebbe applicare una portanza uguale contraria al peso dell'aereo, che l'aereo resterebbe esattamente orizzontale. Però se spostiamo il baricentro rispetto al centro di pressione, creiamo un momento che può portare l'aereo a picchiare o a cabrare, ed è quello che dicevo prima. Quindi se io sposto tanto il baricentro indietro, tenderò in qualche modo a cabrare l'aereo, che è una cosa che può venirmi buona, per esempio quando siamo decollati con il bimotore da Valbrembo. Io facevo il passeggero e il nostro istruttore mi ha chiesto di sedermi una fila più indietro, cioè nell'ultima fila, perché questo ci avrebbe aiutato a staccare prima, visto che la pista è molto corta. Viceversa, poi una volta staccati, una volta in volo, mi sono spostato più avanti, da dove avevo una visuale migliore anche sugli strumenti, perché a quel punto non interessava più. Quindi sembra banale, sembra stupido, però anche su un aereo come il bimotore, che insomma è un aereo un po' più pesante del Cessna, un po' più prestazionale del Cessna, però i miei 85 kg seduti una fila più avanti e una fila più indietro fanno differenza. Sì, perché la pista è effettivamente molto corta, poi insomma c'è una cunetta alla fine. Va bene, si possono portare dati definitivi oppure si tengono sempre una percentuale di margine? No, dati, dati, dati dice
Quello lì è il peso che non puoi assolutamente... Sì, sì, guarda, 1043 non lo puoi mai superare, 1043 è il tuo limite. Quindi... Perciò se tu vai a 1044 non ce la fai. Non dovresti andare in volo. Con un chilo, vabbè. Oppure magari il pilota non fai mangiare il pilota per un paio di giorni, gli fai perdere un paio di chili. No, se vai sopra di un chilo, il pilota ne pesa 75, non lo fai mangiare un paio di giorni, 74. No, appunto se uno sfora di qualche chilo. E sai, dipende, hai una pista molto lunga e delle condizioni atmosferiche favorevoli. Se sai che hai un volo lungo, tutto sommato decolli lo stesso, perché sai che all'arrivo sarai sicuramente meno. Però se hai una pista corta, se fa tanto caldo, e quindi la performance del motore non è granché, la portanza è minore, beh, evidentemente farei decisamente più attenzione. Cioè è chiaro che queste sono indicazioni scolpite nella pietra, poi è il solito discorso. È come il vento al traverso che può sopportare un aereo, no? Il Cessna sono massimo 15 nodi al traverso. Sì, però devi essere un pilota esperto, un pilota molto bravo. Se sei un pilota normale come posso essere io, beh, magari diciamo già con 10 nodi mi spavento. Certo. Quindi è tutta una questione di saper adeguare la situazione che ti circonda alle caratteristiche dell'aereo. Questo però è veramente essenziale, perché uno penserebbe che siccome il Cessna ha 4 posti ci carico 4 amici e vado a farmi un giro. Sì, dipende, perché se sono 4 amici come me è al limite, nota il margine per le altre persone c'è pochissimo. In pratica tu sei a 963, il Cessna con 3 persone, potrei mettere una persona, una ragazza, o due valigie, esatto, già tendi a essere limitato così. Vabbè, 4 posti, 4 amici, per quello il discorso. Metto una valigia, una persona in più, già lì sforo. Eh sì, per cui 4 amici da 70 kg o 4 amici da 90 kg già fa una differenza sostanziale per il Cessna. Allora lì comincia a dire: ma che volo devo fare? Magari carico meno carburante. Quindi fai devi fare se poi succede qualcosa, è uguale. Certo. Ok, passerei. Sì. Allora, come tu vuoi? Una piccola curiosità, se mi interessa. Beh, scusa, già che ci siamo, volevo fare già un'altra volta un esempio. Non so se ne avevamo parlato di quel Cessna che era caduto sulla Marmolada non l'ho presente, ho presente quell'altro. Comunque, vi ricordo che il succo è quello. Vi ricordate che si era parlato della quota di tangenza, no? La quota massima alla quale l'aereo può arrivare, che nel Cessna è intorno ai 12.000 piedi, cioè 4.000 metri. Con l'ossigeno, vabbè. Però diciamo che in questo caso il problema era un altro. Questi erano a pieno carico, un Cessna con 4 persone a bordo. Però comunque la vittoria la puoi fare. Molto vicini alla quota di tangenza. Che cosa succede? Succede che chiaramente se tu hai in mente di fare un volo così, sai che andrai al limite delle capacità prestazionali dell'aeroplano, già di per sé, poi lo carichi al massimo, ti trovi in una situazione in cui potenzialmente potresti non essere più in grado di gestirlo, nello specifico di salire. Ti trovi magari una piccola corrente discensionale che tende a schiacciarti giù, tu dici vabbè, do motore, è peccato che sei talmente vicino alla quota di tangenza che l'aereo non sale più. Sono a pieno carico, per cui non ho nemmeno quello spunto in più e mi schianto. Quindi i pesi sono importanti anche per questo. Chiaro che se decollo da qui e vado a Orio, magari quella leggera differenza non mi cambia la vita. Ma se intendo andarmi a fare un giro sul Monte Rosa o magari infilarmi in qualche valle, beh, allora attenzione, perché essere veramente a pieno carico potrebbe significare che nel momento in cui mi serve quello spunto in più non ce l'ho e in aereo rischio poi di andarmi a schiantare. Per cui pesi e bilanciamenti sono veramente fondamentali, vanno valutati attentamente
capisco che se uno porta in volo una donna magari non sia carino chiedere quanto pesa, però è essenziale per il decollo e per l'atterraggio. Sono più da Luca prima di salire sull'aereo in chiesa quanto pesa. È fondamentale. Allora, scusa, vale solo per il decollo, cioè per l'atterraggio in realtà il grafico sarebbe identico? Sì, sì, allora, il grafico è identico, infatti qui lo vedi, io ho fatto i calcoli per il decollo. Ah no, scusa, l'hai detto, perdono, si sposta il peso. Si sposta il peso, nel nostro caso. Il cesta... mi interessa, l'hai detto già, che hai fatto il secondo pallino dell'atterraggio, calcolato esatto. Il consumo del carburante. Esatto, detto. Nel nostro caso, in questo caso è il consumo dei, dei serbatoi dietro al pilota ha fatto sì che il baricentro si spostasse in avanti. Scusa, questo grafico è per il Cessna, no? Questo è per un Cessna, ma non un Cessna ogni aeroplano, infatti noi abbiamo la, andiamo in biga e abbiamo i pesi e bilanciamenti di tutti gli aeroplani, perché ognuno è diverso dalla documentazione, quello che ha esatto, la strumentazione fa la differenza su quello che è il grafico.